Cioè, non è che dici qualcosa, no, ma questo è vero. Qualsiasi cosa raccontate è una bugia. Ma come ha detto il proprietario delle Iene, Davide Parenti, in un'intervista al Corriere della Sera, che anche tu mi hai segnalato, ha detto, ma se sbagliamo qualcosa è una goliardia. Ma loro, Mirko, stasera non hanno fatto un'inchiesta. Hanno fatto, a modo loro, uno scherzo. Una goliardata. Era una goliardata. Esatto, Fabri. La cosa che vi dico, che loro hanno fatto un servizio il 16 giugno, gliel'ho smontato punto su punto. Hanno fatto questo e, ahimè, hanno detto ancora tante bugie. Ma io quello che farò domani, prima chiedo al mio avvocato, è chiamare Davide Parenti, il proprietario delle Iene, chiederò prima al mio avvocato, gli voglio chiedere a Davide Parenti di dedicarmi un'ora, prima fargli vedere esattamente tutte le prove che ho di questo servizio. E Davide Parenti mi deve dire perché l'ha fatto. Perché qua è oltre il fatto che io mi difendo, che io... ma non è la verità. E io domani chiamo Davide Parenti, gli dico, Davide Parenti, abbiamo litigato a distanza, cioè, però ti siedi un attimo con me, anche con il mio avvocato e il tuo avvocato, se vuoi. Ti faccio vedere ogni singola cosa e mi dici se... Ma non sbagli, la colpa... sbagli, perché non è quello che devi fare, perché la risposta alla tua domanda è molto semplice. Perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Chi? Perché ha fatto tutto questo? Per lo share, chiaro. Per lo share. Perché oggi si fa qualsiasi cosa per lo share. Tu in questo momento sei una coincidenza, Mirko. Tu sei una coincidenza. Sei una coincidenza. Perché ci sono miliardi su cui si possono fare servizi così. Miliardi. Tu sei una coincidenza. Devo accettare il fatto che sia una coincidenza, si è creato un fenomeno personologico. Tu sei un fenomeno personologico, loro hanno cavalcato. L'unica cosa, secondo me, oggi, lasciando perdere poi se è vero o non è vero, e tu lo dimostrerai, è la paraculata alla fine dove hanno detto che hanno denunciato una sola persona alla polizia postale. Quella è una paraculata. Quella ti fa capire che un po' giocano con il pubblico a casa. Quello non va bene. Quello lì, l'ho denunciato anche io. Quello lì. Ok. Me lo ricordo perché c'è scritto che l'abbiamo denunciato anche noi. Vabbè, io penso che però almeno ogni tanto su qualche servizio una risata te la sei fatta, perché è così che la devi prendere, Mirko. Sì, cioè mi son fatto anche se la gente non ti conosce, è così che la devi prendere. Mi son fatto delle colpisce a casa su questo, dacci una risposta. Sai cosa colpisce a casa? Le cifre esorbitanti di soldi, 90.000, 50.000, 30.000. Spiega perché così tanti soldi, spiegalo. Innanzitutto il mio lavoro non era pagate 50.000 euro per avere 100.000 followers. Il mio lavoro è una creazione del personaggio, uno studio dei competitor. È tutto questo il mio lavoro, un posizionamento del brand. Però perché non parliamo, visto che loro vogliono andare alla pancia, screditando il mio lavoro con questi numeri surreali? Ma Fabrizio, non so se tu hai seguito, magari Social Boom, sì, il servizio che loro hanno fatto sugli e-sport. No, non l'ho visto. Mirko, ma non divagare, parla del tuo caso, perché tu non devi guardare gli altri, devi guardare nel tuo caso. Sì, sono andati a vedere queste persone che giocano, l'esempio è proprio a pennello, che giocano alla PlayStation, dicendo questa persona per giocare alla PlayStation guadagna 20.000 euro al mese. Dicendo, cavoli, per la PlayStation 20.000 euro al mese. Ma no, è diventato il più bravo a giocare alla PlayStation, ha dedicato ore, studio della sua vita e guadagna 20.000 euro al mese per giocare alla PlayStation. Non è quello, perché 20.000 euro sono giustificati. Mirko, posso dirti una cosa seria, da persona che ti conosce da tanto tempo? Io trovo che, per esempio, la roba di Alvaro, della casa di carta, l'abbiamo detto, l'ha fatta anche Petagna, uguale con... è un cameo, cioè... È un cameo. Io, per esempio, non la sapevo. Per me è geniale. La roba degli empty leg è divertente, è geniale. Da qui, poi, nel corso del lavoro, te l'ho detto prima al telefono, può capitare che alcuni contratti non vadano bene. Ci può stare. Perché se uno lavora tanto, ci può stare che qualche contratto non va bene. Questo è il mondo del mercato, capito? Ci può stare. Ma da lì a stravolgere, cioè... a stravolgere tutta una situazione su un personaggio è perché sei vittima di un sistema che ha creato un personaggio e ha fatto share. Quindi quello che io ti dico è
vale la pena rispondere a tutte le domande e a tutto quello sia per verificare che è falso? Loro con oggi hanno chiuso e si sono puliti la coscienza nel momento in cui hanno detto che bisogna stare attenti e bisogna denunciare alla polizia postale le minacce. Peccato che non l'hanno fatto. Cacchio... Peccato che non l'hanno fatto con Dauria. Ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Ne vale la pena? Ne vale la pena? Secondo me vale la pena staccare il cervello, loro hanno finito, e ritornare, perché tanto, come funziona in questo mondo, tra due mesi tutti sono dimenticato tutto. Guarda Fabri, sinceramente sentire questi consigli da te, che so che sei per la mediaticità in generale, mi fanno molto molto e ti fanno onore da amico e da uomo, ok? E ti ringrazio pubblicamente di questo, seriamente. Però capisco... Domani voglio chiamare Davide Parenti e dire se ci sediamo mezz'ora a parlare di questa cosa, perché è giusto, lui me lo deve dire in faccia, è per lo share. Ma niente, cazzo. Ma Fabrizio, che devo avere sta risposta? Perché non è Mirko, giusto. È Mirko, vita. Mirko, tu per lui sei un numero del sistema. Te lo ripeto, tu per lui sei un numero del sistema. Lui con oggi ha chiuso, fine. E l'ha detto nella prima puntata, ha completamente chiuso. Basta. E ieri vanno oltre. Hanno giocato, si sono divertiti, hanno fatto il loro giochetto, hanno creato la musichetta, il Do You Know Miss Scarcella, il tenore che alla fine un po' trash anche il tenore. Madonna mia, cringiata a livelli assurdi in certi Com'è cringiata? Cringe. Cringiata. Cosa significa cringiata, Paolo? Imbarazzante. Ridicolo. Una cringiata allucinante. Si sono divertiti. Tu... Io te l'ho detto, io la cavalcherei, se vuoi vieni in Italia, fai reality, fai le serate, diventi un testimone, la fallina di abbigliamento e cavalchi. Purtroppo la gente non capisce che molte volte anche dentro delle cose c'è l'anima, questo è difficile da far capire perché in questo momento tu sei quello che ha fregato la gente. Credo che Mirko dovresti farti una sana risata, loro hanno finito. No, ma... Fabri, guarda questo cosa scrivere. Solo commenti, vai in India. Tutto, è tutto sul... È tutto sul... Ma è una meme. Io sono domani vestito da indiano. Ma è una meme, ma divertiti. Cioè, ha ragione quello che ti dicevo io. Domani fai una roba tipo... Ti vesti col turbante da indiano. Guru India. Eccomi qua, sul guru di India. Ho pensato di fare un qualcosa ironico, ma prima di questo io voglio parlare con Davide Parenti. Ha detto ancora che non ho l'ufficio alle Canarie. L'ha detto ancora. Cazzo. Questa roba mi fa girare le palle. Se uno a volto coperto, che non ho idea chi sia, dice che gli devo 500 euro. Che io non devo soldi a nessuno. Io sono troppo generoso. Sempre stato generoso. Ho sempre pagato... Sfrutta sta cosa, sono in tre che ti dicono sfrutta sta roba. Tu la devi prendere in modo ironico come lo sai fare. Punto. Mia moglie, hai detto che cause civili penali ne hai? No. Ne hai. Hai quattro sfigati che ti scrivono su Instagram e ti insultano? Prendi questa cosa a ridere, Fabri, perché ti ha già rovinato la vita abbastanza. Fabri, ti faccio una domanda. Tu quante cene, quando lavoravamo insieme 8 anni fa, hai pagato a tutti? Tantissime, sempre. E ti ricordi che dicevano che eri tirchio, che non pagavi, eccetera, e pagavi le cene a tutti? Sì. Io, mia moglie mi ha detto, ma Mirko, ma com'è possibile? Tu sei la persona più generosa del mondo. Fabri, oggi hai fatto la diretta, ho donato io $50. Sono così, sono proprio... Facciamo questo giochetto qui, perché poi è tardi e domani si lavora e dobbiamo... Senti qua, leggiamo i primi 20 commenti e vediamo una percentuale di chi è contro e di chi è a favore in questo momento. Guardiamo, leggiamola. Che bello il caimano, e questo è a favore. Bandiere, sorrisi, pagato 2 soldi per la fibra, sorrisi, questo cosa significa? Pagliaccio, sì. Mirko EasyJet non lavora. È una battuta, Mirko. Facciamo così, dammi 1000 euro. Bandiere. Fallito. Niente di che.
Hai fatto bene. Mirko, che ritorna a Miami, ci mangiamo una bella pizza. Il cantante ha detto la verità, che livello, che ridere. Due malati, sì. Chiudi tutto. Cavalca. Ladri. Tutti e due. Pagliaccio. Mirko, grazie per i follower. Sorriso. Diventerai più ricco di Fabrizio, vieni in Italia. Sei un mangiamerda. Ma perché non spiegate? Sì, ciao. Allora, se tu ti analizzi questi 20 commenti, è un gioco, anche per questo sistema, è un gioco. E quando io ti ho sempre detto, cavalca, 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 lascia perdere, stai al gioco, prendila in modo divertente, prendila in modo divertente. Domani fai un bel post, tipo indiano, e poi te lo dimentichi, torni a casa ed è finita tutta sta storia. Eh? Mi fai un saluto a Walter, spiego perché. A chi? Walter. Ciao Walter. È un mio amico. Di Vacchi stasera non parliamo perché ne hai parlato abbastanza, ma quella è un'altra cosa. Elimina Vacchi da questa storia. Prendi Vacchi e toglilo. Eliminalo. Non ci interessa. L'abbiamo già analizzato ed è una cosa tua. Fine. Pensa a questa roba qua. Musiche, musichette, claim, do you know Mirko Scarcella, musica, colori, aerei, viaggi, boom, 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 boom. Cazzo, ti mando a Sanremo. Vabbè. Ti mando a Sanremo! Social Boom ha detto che ti fa crescere la canzone, no? Come fai tu a far crescere la persona? Io non faccio crescere nessuno. Non fa crescere, no? Ah, ok. Ho fatto diventare famoso un po' di gente, ma senza volerlo. Scarcella, sei un indiano. Indiano. Prenditi le tue responsabilità. No, sputtana Vacchi. Vedi, quello comunque adesso conoscono tutti Mirko Scarcella. Fabri, ma perché ci sprechi te? Dai, Mirko, fatela una risata. A me non mi convince Zama. Sei un grande. Te, leggi, sorrisi. Dov'è il dramma? Dov'è il dramma? Dov'è il dramma? Ciao Mai. Vacchi Pippa. Ti compro e ti metto in giardino. Scarcella idiota. Fabrizio sei un mito. Instagram. Social Boom è gay. Non è stato già scritto, non è vero. Dai, cantiamo tutti. È buono l'orologio di Fabri. Falliti. Sei il numero uno. Allora, dai, diamo l'ultima spiegazione seria, se no veramente sembra che stiamo a giocare. Però l'hai capito? Una cosa ci tengo a dirti, visto che ti ha detto dell'orologio. Cavoli, ma Gianni Mendes che è andato a parlare lì. Sai Gianni che... chi? Mi aveva Gianni detto... Chi? Gianni chi? Mi aveva detto che aveva gli orologi, erano tutti veri. Sai che non ce n'era uno vero? Te lo giuro su mia figlia. Ma l'ho capito dopo mesi. Ma ne ha neanche la faccia vera Gianni Mendes, dai. Sembra quello lì, come si chiama l'attore? Quale? Come si chiama l'attore a cui somiglia? Jim Carrey. Confermo Social Boom e Frocio. No, non è vero. Allora, se qualcuno sa che Social Boom e Frocio, lo scriva. E come fa a saperlo? Ma Gianni chi? Ma poi Gianni chi? Ma chi cazzo è Gianni? Ma Gianni chi? Ma poi, la domanda che io voglio fare a Social Boom, aspetta, seria, cazzeggiamo un attimo. La domanda che voglio fare a Social Boom è: ma un avvocato specializzato in visti, ok, decide di vestirsi tutto colorato e di diventare un cantante pop funky spendendo 200.000 euro. Come me lo spieghi? Sai che non lo so, cioè... Non lo so? Non da gay. Non lo so neanche da etero, cioè non so come... Perché decide di fare una roba del genere, un avvocato? Evidentemente o non è così bravo come dice nel suo lavoro, o gli sta andando male il suo lavoro, oppure... Sai qual è stato il peggiore di tutti, adesso, a parte gli scherzi che abbiamo cazzeggiato? E anche quello è strumentale, a me mi dà un fastidio un po' quella roba lì. Quello che ha detto che aveva raccolto i soldi e per lui 250 euro erano importanti. Se erano importanti per lui 250 euro, li teneva per la famiglia. No? Però ci sta a investire. Sì, ma quello cosa ha detto alla fine? Qual è la truffa che gli ho fatto a questo qua? Dice che non l'hai videochiamato. Non gli hai dato un libro, ha comprato un libro, gli dovevi fare due videochiamate. Social Boom adesso ti si incula come Lele. E io ho venduto dei libri, no? E a qualcuno non è arrivato il libro perché ci può stare. Tra spedizioni, cazzo, ma non ti chiama, non lo so, se ne esce, lei è limonato mio padre. Non conosco suo padre, ma non ho dubbi.
Ascolta, ti dico questa, perché ci tengo. Com'è la canzone? Non è che mi metti in sottofondo la canzone di Scarcella, cioè, Due di Nove Schio Scarcella, me la trovi un attimo, me la metto con la cassa, posso? Mi accendi la cassa, ma mettiamo Due di Nove Schio Scarcella. Vedi, quella dovevi farla tu, Mirko, ti ha rubato pure... Allora, Mirko, però mi devi rispondere, qua, alle persone che hanno seguito stasera, due, una cosa che ti chiedo veramente, perché questa non... Sì, aspetta che accendi la luce, sennò... Che hit. Mirko, qua ti ha fottuto il lavoro, eh? Ha creato un brand. Ma chi è? Enrico Lucci? Enrico Lucci. Scarcella è il doppio vento. Ma chi è Enrico Lucci che canta? Mirko Scarcella. Mi vede? Ma sta dormendo già? Allora, ha uno speciale, allora, uno speciale della musica, uno che si occupa di musica, chiediamo, scusami, non c'è più bisogno, chiediamo il valore di questa canzone. Ma vabbè, quanti mi sono fatto? Paolo, quanti titoli ha fatto? Fabri! 4.000. Vabbè, 4.000. Puoi, sei ancora in tempo, eh? Fa un bel videoclip. A Miami, poi che cazzo ci vuole? Tutto figo a Miami. Mirko, registri la canzone, fai un video pazzesco, tipo i video che hai montato. Vieni in Italia, chiudi 30 serate, vai a fare 3 apparizioni televisive, studi nel frattempo le tue cose di Instagram, prepari il nuovo libro e rilanci la Bibbia. E ti riporti a casa pure parecchio, in realtà. Ma un saluto all'avvocato Vincenzo Ezio Esposito. Cosa dice? Che si è studiato. Fabri, ti volevo raccontare una cosa. No, ti faccio una domanda, poi dici una cosa tu e poi salutiamo tutti quanti, perché noi siamo stanchi e domani mattina, come dice José Quispe Conga, no, no passa no. Nada. Vai. Una cosa, cos'è quella roba del Papa, Mirko? Papa Francesco? La canzone del Papa. Te la dico? Sì, sì. Allora, 2013 viene tipo... 2012 viene eletto Papa Francesco. Sai che ha avuto la cosa di registrare io, no? Sì. Fabri? Sì. Dico, sai cosa ha avuto? Ok. Registro il brand Francesco... Faccio un movimento per i fan del Papa, per la gente, e do tutto in beneficenza. A chi do in beneficenza? Ma lo do alla Pupi di Zanetti, il Papa è argentino, lo do ai bambini argentini. Fabri. Sto chiedendo a Paolo. Paolo. Ma perché questa roba qua? Questa è l'unica... vai, vai. Era un'operazione benefica. Dico, faccio questa operazione benefica, creo una fanpage, creo una canzone, tutto a spese mie. Sai chi l'aveva scritta la canzone? La Roberta. La Roberta chi? La Bonfatti? Roberta... Sì. Ma veramente? E chi la canta la canzone? La sorella.
Io ho pagato lo studio di registrazione a Forte dei Marmi per fare questa cosa. Poi non ho prodotto un segnale. Hanno accusato di aver truffato, cioè capisci, da un'idea per fare qualcosa di bello ti vanno a dire che tu hai venduto per truffare il Papa, per fare soldi grazie al Papa. Non ho mai né prodotto né venduto né avuto un e-commerce, era un'idea. Va bene, Mirko, chiudiamo. Come vogliamo chiudere? Io chiuderei che domani io vorrei fare quella cosa di chiamare parenti. Se mi risponde, ci sta che mi dovrebbe rispondere, no? Non ti risponderà mai? Vai all'altro. Ma perché dopo. No? Perché però non ti risponderà dovrebbe. Mai? No, Mirko, lascia perdere. Lascia perdere. Io direi che secondo me domani, te l'ho detto prima al telefono cosa devi fare. Social boom, il pagliaccio del re. Va bene, Mirko, te l'ho detto cosa devi fare. L'importante è che non che sorridi, punto. Ci sentiamo domani mattina. No, sorridi sicuro, mi viene da ridere, però sono anche un po' incazzato perché dicono delle robe che comunque è la mia reputazione. Difenditi, come hai fatto l'ultima volta, difenditi. Un abbraccio a Dash e alla bambina. Grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao Zé. Amico, non passa nulla. Guarda, quanti anni lo conosci, Giuseppe? Da 10. No, da quando avevo un vestito da 40 euro. No, quando lavoravo in sala. Mirko, possiamo raccontare la prima volta che sei venuto in ufficio da me? Che allora ti hanno detto, mettiti un abito che devi andare da Fabrizio, e tu sei andato a comprarti un abito, che cosa ti ho detto io? Allora, nel 2012, può essere, o prima? Nel 2011, Mirko, 11. Nel 2011, non so quanti anni hanno le persone che guardano questa diretta, ma uno degli uffici di comunicazione più importanti d'Italia era quello di Fabrizio. Allora, per me era un onore poter sviluppare dei progetti di marketing con Fabrizio. Uno di questi era quello di Social Channel, un sito di informazione che abbiamo fatto grandi esclusive. Io l'ho proposta a Fabrizio tramite un mio amico che lavorava con Fabrizio, che si chiama Armando. Da quel momento io e Fabrizio all'inizio non è che parlavamo molto, cioè comunque 2011 Fabrizio era una star. Io ero uno di 11 anni, cioè di 21 anni, che lavoravo da Zara, e ho incominciato a lavorare con dei progetti che a Fabrizio sono piaciuti, con Fabrizio, che nel 2011 era già una superstar, uno che camminava, gli chiedevano 700 fotografie, che era in tutti i programmi e che era fidanzato all'epoca con Belen, che ancora è Belen, di conseguenza mi dicono domani incominci, partite di qua di là. Non, mi sono comprato un computer netbook da 230 euro, che è vero. Con Armando mi ha accompagnato all'OVS in piazza 25 aprile e ho comprato un vestito grigio, uno blu, che sembrava Renato Pozzetto, che ho pagato 80 euro, due. Mi sono presentato in ufficio, Fabrizio appena mi ha visto mi fa «Madonna, ma quel completo è orribile!» Questo è stato l'inizio... No, ti ho detto sempre Renato Pozzetto del povero... Ti ho detto sempre Renato Pozzetto del povero ricco. Sembri Renato Pozzetto del povero ricco. Poi da lì ci siamo fatti mille risate, mille progetti divertenti. Mirko, ti dico la mia. Fighi. Quando succedono queste cose, tu ti sveglierai tra due mesi, tre mesi, avrai ripreso la tua vita e tutto sarà cambiato. Se effettivamente non sei un truffatore, come io non credo che sei un truffatore, e quindi ti sarai ripreso la tua vita e sarà passato anche questo momento. Penso che questa sia la chiusura delle Iene. Io ti ho dato il mio consiglio su cosa fare, pensaci, fatti una bella dormita, non te lo riguardare più il servizio. Ti ricordi quando l'unica volta che io e te abbiamo litigato, quando lavoravamo insieme? Ti ricordi o non ti ricordi? No. È una cagata. Abbiamo litigato una volta perché tu volevi fare una cosa su Social Channel che io non ero d'accordo.
Io avevo 22 anni, Fabio. È vero, me lo tu ricordo. Eri già un mito. Tu eri stavo già un mito. Le mani addosso, te lo ricordi? Tu eri già un mito, eri già un mito. E io vero, cosa ti ho detto? Non mi interessa, no, no, no. Perché, Fabri, se ero così a 22 anni, pur con rispetto te l'avevo detto, non è vero, che ti avevo vero, mancato vero. Di rispetto. È vero. Adesso ancora, purtroppo, se ho una mia idea e sento che è quella giusta, non riesco a tirarmi indietro. Capito? Cazzo, me allora ti sei ricordato? Assolutamente, me lo ricordo. Avevi l'ufficio di qua, ti ricordi? E c'era il signore, il direttore con i capelli bianchi che ti fa, calmo Fabrizio. Salutiamolo Balletti che è stato male ieri, che lo sentiamo ancora in questa Balletti, settimana. Balletti, lo senti ancora? Sì, un abbraccio a Balletti che è stato male. Tutti li sento, tutti i miei vecchi collaboratori. Adesso ce ne sono tanti nuovi. Mirko, questo è il mio consiglio. Faccio andare a letto, in bocca al lupo. Pensa bene a quello che ci siamo detti. Un abbraccio. Ciao Dash! Ciao.